Salve a tutti amici telespettatori, mettetevi pure comodi nel nostro salotto culturale. Quest'oggi parleremo di un libro di stringente attualità e vi spiegheremo tra pochissimo perché. Lo faremo in compagnia del suo autore Alessandro Iovino, storico, saggista e giornalista che abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui nel nostro salotto culturale. Bentrovato. Grazie Lucrezia. Eh, questa volta in qualità di autore del libro Licio Gelli, Il burattinaio d'Italia. E ad affiancarmi in questa puntata uh, ci sarà il collega Rosario Lavornia grazie, grazie. per parlare di segreti di un'Italia che è stata e che forse è ancora. Uh, Alessandro, partiamo subito da una domanda così, che può sembrare oziosa. Uh, chi è Licio Gelli, un personaggio descritto o, o con uh, caratteristiche mefistofeliche o uh, <ride> uh, come l'eminenza grigia dell'Italia di qualche anno fa e forse i cui piani ancora proseguono? Sì, chi è Licio Gelli? Questa è la domanda che mi sono posto in apertura di questo libro e faccio un lungo elenco praticamente di definizioni che sono state attribuite a Licio Gelli, un finanziere, un banchiere, un politico, un giornalista, un faccendiere, Faccio. insomma l'elenco è così lungo, però perché questo sottotitolo, il burattinaio d'Italia? Perché in un'intervista a Maurizio Costanzo di molti anni fa eh, è una definizione che Licio Gelli diede di se stesso, uh, disse meglio fare il burattinaio che il burattino e tra tutte le definizioni, anche quelle un po' Uh, metafisiche, diciamo, nel senso che è stato definito il male assoluto, uh, un demone: e tra tutte queste diciamo, definizioni, credo che quella di burattinaio è la più uh, indovinata, semplicemente perché Luciorgelli, se dovessimo dirlo proprio in due parole, chi è? È colui che ha avuto le fila del potere in Italia, lo ha saputo gestire, plasmare e il suo nome, diciamo, le sue vicende. E sono al centro della storia del nostro Paese. Prego Rosario. Ma io volevo innanzitutto complimentarmi con Alessandro per la scorrevolezza e la fluidità con la quale ha scritto questo libro, un libro particolare, difficile anche, difficile di comprensione per la storia contemporanea, quella che viviamo adesso. I ragazzi non sanno assolutamente chi era di Ciogelli. Quindi immagina come potremmo mm. diciamo ricondurre noi figli di una storia molto particolare. A me ciò che eh, ha fatto molto, diciamo, sono rimasto molto impresso dal fatto che Alessandro colga da una parte Giulio Andreotti, dall'altra parte Licio Gelli, persone che si conoscevano tanto, persone che si rispettavano tanto. Io oserei dire persone che si veneravano tanto. Tu che ne dici? Questo aspetto diciamo, del, uh, che riguarda il confronto, il rispetto, era un po' una caratteristica della prima Repubblica. Credo che forse si faccia un po' confusione tra il rispetto e invece poi la vicinanza no, di idee. Co cosa voglio dire? Che nella prima Repubblica anche tra avversari politici ci si rispettava. Andreotti e Berlinguer, per esempio, all'opposto da un punto di vista politico ma avevano rispetto per le idee altrui e l'azione politica che ognuno svolgeva. E credo che la stessa cosa possa valere per, uh, per Licio Gelli che effettivamente ha mostrato diciamo, venerazione nei confronti di personaggi come Andreotti e Cossiga in particolare. E, mh, non è stato tanto ricambiato nel senso che il presidente Andreotti ha cercato sempre un po' di sminuire la natura di questi rapporti che aveva con, con Licio Gelli che invece come tu dicevi nella, nella premessa è un personaggio che forse oggi è poco conosciuto ma che ha avuto un, un ruolo centrale e il dovere è proprio quello di eh, portare a conoscenza dell'opinione pubblica eh, quello che è stato il ruolo di questo personaggio nella storia d'Italia è facile capirlo Alessandro scusami se ti è facile capirlo perché io ho beccato un virgolettato prima di, di venire qua, ho beccato un virgolettato in un Corriere della Sera di un po' di tempo fa, nel quale Andreotti diceva, di Licio Gelli, diceva è un personaggio di cui tutti noi abbiamo bisogno. Parlando, ovviamente quel tutti noi abbiamo bisogno ha un suo corollario politico oltre che sì. storico e sociale. Sì, perché la figura di Licio Gelli è molto complessa. Io diciamo, mi sono interessato, ho il tuo piacere in questo salotto no, di presentare diversi altri lavori, però la figura di Licio Gelli, a parte diciamo, che è un po' inquietante per quello che lui eh, è stato, ma davvero è difficile da inquadrare. Prima di tutto è difficile da dire chi è Licio Gelli, perché a differenza di Andreotti o di tanti altri uomini che sono o uomini politici o uomini di spettacolo sì, o comunque uomini di cultura una figura volutamente misteriosa assolutamente poi questo aspetto diciamo di essere volutamente così è, è stato eh, me ne sono reso conto di persona perché quando sono stato a Villa Vanda per intervistarlo due volte ho notato diciamo questa caratteristica cioè quella di giocare con il mistero di, di lasciare sempre l'interlocutore interdetto di dire mezze verità di dire mezze frasi, mezze parole e, e Andreotti diceva una, una, una cosa vera: nel senso che Gelli eh, non è solo collegabile a qualcosa di negativo e il suo nome effettivamente è legato anche a delle pagine tristi della storia repubblicana, le stragi eccetera, eccetera. Ma è un personaggio che ha giocato anche tra i banchieri, la finanza e, e si trova. Al centro di dinamiche e di equilibri politici e finanziari ed economici nell'Italia degli anni 70-80, importanti. Dicono che sia stato, scusi te, se ti interrompo, così magari chiedo conferma anche a te, dicono che sia stato quello che ha messo il primo candelotto sotto lo IOR. Questi, questi aspetti, diciamo, ecco, appunto a proposito di mezze verità, diciamo, non si possono accertare nella realtà, non ci sono documenti. Storici, però lui ha avuto, che ha avuto contatti e diciamo, relazioni strettissime con lo IOR per salvare anche altre banche. Eh, il suo nome è dietro anche lo scandalo del Banco Ambrosiano per bancarotta fraudolenta. Quindi, diciamo, lui è legato a questo nome, diciamo, a questa storia dello IOR di finanziamenti, di, di potere, di soldi. E eh, poi quello che stupisce di Gelli è anche l'internazionalità dei suoi contatti. Io per esempio ri, diciamo, rimango perplesso quando eh, diciamo, forse non tutti sanno che Liciogelli ha avuto un rapporto strettissimo con Peron, presidente dell'Argentina, che lo nominò appena si insedia come presidente dell'Argentina, lo insedia come eh, lo nomina come ministro plenipotenziario per, per le ambasciate per il mondo e Andreotti racconta una cosa simpatica, dice quando mi trovo alla cerimonia di insediamento di Peron come rappresentante del governo italiano. Mi ritrovo a Licio Gelli a pochi metri da Peron e noto che il presidente Peron è molto ossequioso nei confronti di Gelli. E Andreotti si spiega questa cosa dicendo: Credo che sia legato a un fatto di gerarchia massonica. Forse Licio Gelli aveva un ruolo diciamo, all'interno dell'ordine massonico mondiale ancora più importante di, di Peron. Io Quindi sapevo anche... che era navigato anche verso Cuppa. Su questo diciamo lui ha sempre, su questo è un aspetto che ha sempre detto e non detto, quello che lui ha sempre ostentato è questo rapporto con, con Peron ma credo effettivamente che poi diciamo, si sia rivolto un po'. Forse era la carta più limpida quella di Peron. Eh sì, per Cuba sì, la sì. situazione che era aveva... all'epoca, sì, adesso ci sono delle aperture ma all'epoca era complicato. Oltre al in racconto inedito di questo incontro con Peron, ci sono altri inedoti, um, inediti e aneddoti mm. uh, che attraverso l'incontro con Gelli hai scovato. Sì, prima di Nonostante tutto... Nonostante questo mistero così Sì, perché lui ostentato. Poi, sì, ostentava diciamo, questa... In, a volte diceva le, le cose sulle quali lui non voleva parlare, era ambiguo. Poi ci sono episodi e fatti invece sui quali lui è, ha eh, volutamente diciamo, espresso la sua eh, saccenza, ma anche la sua presunzione. Mi spiego meglio. Mi, mi trovo nel salotto di Villa Vanda ecco, per, mm. per fare questa intervista. Uh, lui, Innanzitutto, eh, qual è stata la tua impressione eh, personale? Prima di tutto, vabbè, Villa Vanda è stato il centro del, diciamo, uno dei centri del potere in Italia dove sono passati praticamente tutti. Eh, le, lì è dove sono stati scoperti i miliardi sotto le fioriere che dice Gelli eh, tra Villa Vanda e la villa di eh, Castiglion Fibocchi aveva diciamo, a, a casa e, e entro in questo salone diciamo, enorme che, in cui si alternavano eh, s, diciamo, eh, statue e quadri esoterici, massonici ma anche cristiani poi stato del Buddha una marea di statue del Buddha Insomma, ecco, la propria testimonianza dell'ambiguità del personaggio che poi ci diceva in una, una stanza un po' più piccolina e, e lui dice guardi io la faccio pure l'intervista, però uh, questo è riportato nel libro, quindi lo posso riferire, dice però voglio che lei inserisca questa dichiarazione, che io sono nato sotto il fascismo, ho studiato sotto il fascismo, sono fascista, ho combattuto per il fascismo e morirò fascista. E eh io dico, vabbè, è una sua dichiarazione. No, come comunque le dichiarazioni di dei gesuiti anche i gesuiti avevano. Non... Eh, diciamo lui lo, lo fa per rivendicare perché poi a una domanda finale gli dico qual è il ricordo più bello della sua vita? Lui dice l'abbraccio con Mussolini che lui eh, conobbe a Palazzo Venezia, era giovanissimo, Ricicio Gelli aveva perso un fratello nella, in una guerra in Spagna, viene ricevuto come familiare diciamo, di queste cose. Dice che quei secondi per lui furono importantissimi. E eh, poi mostra, fa così con la giacca, dopo questa dichiarazione, e aveva una spilla perché lui è si ritiene orgogliosamente l'ultimo gerarca fascista in vita perché ebbe un ruolo eh, eh, politico nella Repubblica di Salò. Gira la, la giacca e mostra questa spilla fascista che non teneva in bella mostra semplicemente per non incorrere nel reato di apologia del fascismo. Insomma, questo è Lucio Geni, eh. un personaggio che. Ti, faceva ti fa rimanere perché oggi è 96enne, so che sta poco bene, eh, ma fino a qualche mese fa ha continuato a fare dichiarazioni, si è parlato di un film sulla sua vita con Giorgio Clune, insomma, quindi un personaggio che ancora attira e fa parlare di sé. Alessandro, parlavamo dell'attualità uh, del personaggio e anche nella prefazione curata da Antonio Caldoro da poco scomparso uh, c'è uh, una sottolineatura al fatto che molti ritengono uh, che questo... Uh, che i suoi progetti politici stiano in qualche modo proseguendo adesso quando si parla di poteri forti che governano il paese eh, probabilmente c'è un, un recondito legame con eh, i piani di Licio Gelli allora una piccola personalissima nota diciamo sì. in eh, ricordo e in memoria di eh, Tonino Caldoro al quale ero eh, sinceramente legato che mi ha scritto la prefazione a questo libro e il rammarico è solo lui diciamo sono stato poco prima qualche settimana prima che lui poi è scomparso a casa sua per fargli vedere il libro e stavamo pianificando le, le presentazioni lui era contentissimo di questo e la vita però è così ma gli sono grato lo dico pubblicamente per una prefazione originale che ha voluto scrivere e per come ha sempre colto e senso diciamo e la natura dei miei lavori quindi insomma Uh, idealmente no, dedico questo, questo libro alla sua memoria e in, me, in riferimento a, a ciò uh, che mi chiedevi, eh, sì, sì, Licio Gelli è, è ancora attuale soprattutto per un argomento che affronto in una parte finale del libro che è il piano di rinascita democratica, che è questo piano che Licio Gelli uh, ha in mente di consegnare al Presidente della Repubblica Leone lo redige con massima attenzione e scrupolosità, questo piano di rinascita viene scoperto e viene ritrovato in una valigia all'aeroporto di Fiumicino della figlia di Licio Gelli e viene sequestrato e questo piano di rinascita viene puntualmente eh, ogni tanto ritorna nell'ordine dell'agenda politica attuale perché effettivamente parla di cose attuali, riforma della giustizia, eh, separazione delle carriere Uh, Gelli proponeva un superamento del, diciamo, del, della frammentazione politica e partitica in favore di due grandi famiglie politiche, stile americano. Uh, parla di una riforma della televisione con la privatizzazione della RAI e la liberalizzazione delle antenne. Diciamo eh. L'ambiguità rimane sempre su a che titolo ci fosse eh appunto, questa ecco, proposta. Sì, sì. È, lui dice che Leone gli aveva chiesto di redigere questo piano che poi non ha mai visto diciamo, a quell'epoca eh, la luce, però gli argomenti trattati è eh sì che sono di attualità. Per esempio io nel libro affronto questo è un mio pensiero, poi il lettore, lo, diciamo, eh, chi ci segue può, può avere la sua idea, però in Italia c'è un vizio tipico dei giornalisti. Quando sale un uomo al potere viene eh, puntualmente accusato di essere massone. Monti è massone, Berlusconi, è massone Renzi, è massone Letta. È massone. Insomma, l'uomo di potere è assimilato alla massoneria quando poi non sempre è così. In questo senso, eh, anche quando c'è stata l'elezione di Mattarella, eh, si, si parlava di una manovra massonica, ma di giornali anche autorevoli. Io, proprio qualche giorno fa, ho avuto invece l'onore di ricevere un messaggio del presidente della Repubblica, scritto da lui a mano su questo libro, perché credo. Eh, eh, che abbia apprezzato proprio questo passaggio, perché individuare la storia di tutti gli uomini politici che vengono da culture eh, politiche differenti, sempre legate alla massoneria, è un fatto semplicistico. Il fatto che Licio Gelli parlasse nel suo piano di una repubblica di, eh, presidenziale, quindi di una riforma costituzionale, sì, è un fatto di, ovviamente di attualità, ma non è legato solo a un ordine massonico, ma è un argomento politico delle repubbliche. Parlamentari, delle democrazie occidentali, quindi ci sono dei punti di attualità e poi c'è tutto l'argomento diciamo, legato ai servizi segreti e ai poteri forti che è molto più ampio e complesso. Prego. No, Alessandro, io un'ultima domanda volevo farti, molto semplice che la risposta diciamo, è prevista anche in un minuto, ma cosa resta oggi ai giovani di oggi di un personaggio come Lucio Gelli? che ha attraversato tutta la storia della nostra Repubblica. Io ho detto all'uscita di questo libro in un'agenzia di stampa che scrivere un libro su Licio Gelli è un atto di coraggio, ma non lo dico perché l'ho fatto io, semplicemente perché non è facile, è un personaggio enigmatico, oscuro, dietro ci sono vicende complesse e che hanno causato la morte di persone, di cittadini italiani. Quindi oggi il senso è poter portare, pescare dall'oblio questi segreti, queste mezze verità e come dicevo in una massima in apertura del libro di George Orwell, nel tempo dell'inganno universale raccontare, dire la verità è un atto rivoluzionario. Per un giovane accostarsi a questa storia significa anche essere un po' rivoluzionario. Assolutamente sì. E diciamo, eh, il tuo excursus come autore mh, è segnato proprio dall'avvicinamento a questi grandi personaggi che hanno fatto la storia, storia d'Italia? Ce ne sono altri in progetto? Mm, adesso diciamo, ho, ho esaurito un po' diciamo, queste, queste argomentazioni di ordine, perché veramente mi è capitato. Uh, proprio qui ho presentato diversi libri su Andreotti, Berlusconi insomma uh, adesso Gelli persone che realmente hanno fatto la storia credo di poter lavorare ad un libro che metta insieme diciamo, tutti questi, questi incontri queste interviste che ho avuto con questi personaggi che hanno segnato la storia del nostro paese cosa hanno in comune i personaggi ai quali ti sei interessato in una parola? una cosa che molti fanno finta di non Uh, di non bramare che è il potere e in questo Andreotti ha, ha avuto sempre ragione il potere logora chi non ce l'ha. Chiunque fa politica a livello anche diciamo così importante, mh, più che i soldi, più che il eh, successo ha bisogno del potere, vuole il potere. E questo è quello che accomuna personaggi, diciamo ma, ma anche a livello ecco, nostro, regionale, è il potere. Questo è quello che accomuna gli uomini che hanno segnato queste parti importanti della storia d'Italia. Amici telespettatori, noi siamo giunti al termine di questa chiacchierata con Alessandro Iovino che ringrazio per aver accettato il nostro grazie, invito. Grazie a voi. Grazie al collega Rosario Lavornia grazie per te, avermi grazie. affiancato in questa puntata, grazie a voi che ci avete seguito. Vi ricordo che tutte le nostre puntate le potete rivedere anche sul nostro portale www.giurinius.it. Arrivederci.